Da centro commerciale all'aperto a deserto urbano, il mercato cittadino a Lentini è cambiato e i risvolti sono negativi. Come sono cambiati gli acquisti da quando il mercato è stato trasferito in questa zona? Veramente noi è la prima volta che veniamo. E come le sembra questo mercato? Mi sembra grande, non lo so. Io mi sto confondendo, a essere sincera, però mi sembra abbastanza bene. Quindi è piacevole fare acquisti? Sì, almeno oggi ci sono cose simpatiche. Ok, grazie. Stiamo domandando alle persone come si trovano e anche come sono cambiati gli acquisti da quando il mercato è stato trasferito in questa zona di Lentini. Adesso sono abituata, diciamo, a trovare i miei... Però l'inizio è stato brutto. All'inizio non mi piacevano, anche perché io abitavo dove facevo nel mercato a Lentini, abito tuttora, quindi mi è venuto un pochino, poi il Covid anche, quindi è stato, ma adesso diciamo che va abbastanza bene. Sì. Quindi adesso è costretta anche a prendere la macchina per sì, me? Vengo con la macchina, sì, vengo con la macchina. Io scendevo e già sotto casa avevo il mercato. No, lei è di buon umore, come sono cambiati gli affari da quando il mercato è stato trasferito qui nella periferia di Lentini? Niente, malissimo questo mercato, va troppo male. Da centro commerciale quindi a deserto di paese? Certo, è un mercato mortissimo, negato, negato. Allora, era meglio il mercato in centro o qui? In centro. Lei viene al mercato a piedi o in macchina? Ciao. E macchina, è obbligatorio perché sto lontano, non potrei mai venire, mentre al centro potevo venire a piedi, infatti non è più il mercato di una volta. Ecco, esatto, come sono cambiati gli acquisti, anche la sensazione stessa di venire qui al mercato? Sì, c'è un senso un po' di desolazione, perché se lei vede è un po' vuoto, poche persone, molto spazio, molte bancarelle non montano più, non è più il mercato di una volta. Si stava meglio quando si stava peggio? Forse, non lo so se... Là era meglio, era diciamo dentro il paese, era più disponibilità per tutti, anche per gli anziani, venire a piedi. Non è che è male qua, però quasi ci deve venire di proposito. Quali articoli preferisci? Gli articoli io vestiti. Ok, cosa le piace delle tendenze di quest'anno? Ma diciamo magari questi vestiti un po' lenti, larghi, ora che c'è molto caldo, noi un po' ci aiutano a respirare. Signora, buongiorno, alla ricerca di offerte per la casa? Sì, buongiorno. Cosa sta acquistando? Dovrei prendere dei salvaspazio. Ok, senta, ma come si trova da quando il mercato è stato trasferito qui? Io non sono molto amante del mercato. Diciamo che c'è qualcosa e non ci sono tantissime altre cose che c'erano prima. Però vabbè, quando sono venuta qualcosina l'ho trovata. Ma lei viene al mercato in macchina o a piedi? No, con la macchina. E invece quando si trovava in centro? No, lì abitando in centro andavo a piedi, sì. Quindi mi veniva anche molto, ma molto leggero. Era più comodo. Sì, molto. Ma il calo delle vendite non riguarda solo coloro che vendono articoli qui al mercato, ma anche i commercianti della zona circostante. Chi andava al mercato prima faceva un salto nelle attività commerciali che si trovano in centro, che fosse per un caffè o per acquistare un articolo di abbigliamento. Adesso, a risentirne, sono tutti coloro che vendono qui al mercato e coloro che invece hanno i negozi ormai vuoti lì dove il mercato una volta sorgeva. Siamo con il signor Giuseppe Coco. Signor Coco, come vanno gli affari qui? Qui è una domanda che non è nuova, però posso rispondere che qui vanno male, ma possiamo anche vederlo. Sono le 10:30 e già la gente è andata via da circa mezz'ora. Vanno male, lo sapevamo che andavano male qui, perché questo posto, secondo noi, in base alle battaglie che abbiamo fatto, non si prestava e non si presta per il commercio. Poi la crisi ha accentuato di più i nostri guadagni, quindi in questo momento stiamo verificando un calo di più del 50%. Quindi per noi aver spostato il mercato in questo luogo ci ha danneggiato tantissimo, ha danneggiato parecchi ambulanti che non vengono più, ci sono parecchi posti vuoti. Adesso la nuova amministrazione
ci ha convocati per parlare di un futuro cambiamento di mercato, ma noi onestamente abbiamo ascoltato, abbiamo sentito il sindaco, l'assessore, ma secondo il nostro parere sono cose lunghe e non so se sono cose che si possono attuare, perché visto e considerato che ci sono espropri da fare, la nostra condizione è di, in questo momento, di rimanere in questo disagio commerciale che ci stiamo trovando. Quale fascia di clientela si è ridotta o addirittura è venuta a mancare? A noi la fascia di clientela si è ridotta e ci è venuta a mancare la fascia di clientela che avevamo, la gente che lavorava, i ragazzi che andavano a scuola, che venivano di mattina a comprarsi le cose, la gente che veniva di mattina a farsi la spesa per andare a lavorare. In questo mercato questo non lo può fare perché è in periferia e ci dicono, noi informati dai clienti che abbiamo visto da quando hanno portato il mercato qua, sì e no, ho visto i miei clienti, alcuni l'ho visto una volta sola, cioè, quindi il mercato non viene frequentato spesso come veniva frequentato lei, quindi la fascia, non vorrei fare categorie di fascia, però la fascia di una certa clientela un po' più, diciamo, a livello alto si è ridotta. Quanto costa a voi commercianti una giornata qui al mercato e come questa tassa si pone rispetto poi ai guadagni della giornata? Quindi ancora i dirigenti non ci hanno fatto pervenire il solo pubblico, diciamo il nuovo canone unico che dovremmo pagare da quest'anno a ore. Però abbiamo già sentito le lamentele delle persone che vengono qui a fare i sorteggi, cioè le persone che venivano a fare un sorteggio, e ciò significa che quando c'è un posto vuoto le persone che non sono assegnatari vengono a sorteggiare il posto vuoto. Quelle persone viene ancora oggi domandato 30 euro per effettuare il loro montaggio di una giornata di lavoro. E abbiamo posto questa situazione all'assessore, l'assessore ci ha detto qualche parecchi mesi fa che veniva sistemato, il dirigente dice che si doveva prendere cura di questa situazione, stiamo parlando di una legge che è stata già approvata 2 anni fa, ancora all'Endini devono fare le tariffe, devono fare sapere alla gente quando devono pagare, mentre che già nel canone unico viene fatta una tariffa per abitanti, in pratica Lentini, su una fascia che paga 0,70 a metro quadrato, quindi dividere questa somma per 24 ore e poi farla per 9 ore. Quindi non è una cosa difficile, ci sono abbattimenti, c'è tutto, c'è una legge, però qua ancora non arriva la notizia di questo benedetto posteggio quando si deve pagare, ancora noi non sappiamo niente. Com'è cambiato il numero delle bancarelle rispetto al vecchio posto in cui veniva tenuto il mercato? Ce ne sono di più o ce ne sono di meno? Ce ne sono di meno, ma non lo dico io, lo dice la gente, lo dicono i vigili, perché i vigili settimanalmente vengono a smarcare i posteggi vuoti, ma vi fate un giro con le telecamere, potete vedere che c'è il nulla e quei posteggi che vedete che sono già occupati sono occupati da gente che possibilmente non sono neanche assegnatari. Quindi il mercato in questo momento è la metà di quello che era il mercato nel vecchio sito. Quindi penso che il 50% degli assegnatari che faceva parte del vecchio mercato non c'è più, ma parecchi colleghi miei, io faccio parte, sono presidente regionale di un sindacato di ANA UGL e abbiamo fatto presente all'assessore che questi posteggi devono essere messa a disposizione di gente che ha necessità di montare e non fare pagare le 30 euro, ma ci siamo fatti un calcolo che verrà sulle 10 euro settimanali, ma ancora non ne abbiamo ricevuto nessuno. Come vedete ci sono tantissime postazioni vuote, guardate qui, queste avrebbero dovuto essere occupate tutte dai commercianti, invece non c'è nulla. Volevo dire all'amministrazione come ci ha rovinato questo mercato, già alle 10.55 come vedete siamo smontati, cioè loro hanno giocato sul nostro lavoro,
hanno giocato nel nostro lavoro e non è giusto quello che hanno fatto. Dovete vedere tutto il mercato, quante persone ci sono nel mercato, già vuoto. Io ho mandato un video alle 9:30, c'era il mercato vuoto. Non è giusto che ci trattano così. Siamo una categoria trattata malissimo e non va bene così. Dovete guardare anche noi, il nostro lavoro, obiettivamente. Chi andava al mercato prima faceva un salto nelle attività commerciali che si trovano in centro, che fosse per un caffè o per acquistare un articolo di abbigliamento. Adesso, a risentirne, sono tutti coloro che vendono qui al mercato e coloro che invece hanno i negozi ormai vuoti lì dove il mercato una volta sorgeva.